Il viaggiatore. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. Dice il monaco Ansel Grün che se un figlio non si prende cura dei suoi genitori in difficoltà, in fondo non rispetta se stesso, perché è come se recidesse la radice vitale che lo alimenta, e senza radici nessuno può dare frutto. Ma il problema è fino a che punto si deve spingere questa forma di rispetto. Come si può, per esempio, onorare un padre che ti ha abbandonato da piccolo, una madre che ti sa solo colpevolizzare, o peggio, un genitore che ha usato violenza contro la figlia? Come si può onorare la pretesa dei genitori che i figli diventino ciò che non sono solo per far loro piacere? Buona domenica da Massimo Ceroffolini e benvenuti sulle strade del viaggiatore, ilviaggiatore@rai.it se volete scriverci. Quinto passaggio, come ogni ultima domenica del mese, della nostra esplorazione nei 10 comandamenti della Bibbia, per scoprire se queste parole di 3000 anni fa abbiano ancora la forza per guidare il nostro viaggio nei tempi moderni. Entriamo allora nella disposizione che inaugura la seconda delle tavole consegnate da Dio a Mosè sul monte Sinai, quella che regola i rapporti con il prossimo. Onora il padre e la madre. Dunque, il nostro primo prossimo non sono gli amici, non sono i coniugi, sono i genitori. Come di consueto, partiamo proprio dalla cultura in cui questo comandamento è nato. Professore Calcati, ascolti allora con noi la testimonianza di una storia di perdono, di accettazione molto particolare. Buona domenica a Vania Colasanti, autrice del romanzo Ciao, sono tua figlia. Buona domenica. Allora, suo padre, lei racconta nel romanzo, l'ha abbandonata all'età di 8 mesi, poi è sparito per fuggire con una donna da cui ha avuto 2 figlie, e lo stesso aveva fatto prima di lei con un'altra figlia. Un padre quindi che passa da una donna all'altra seminando figli in modo piuttosto irresponsabile. Insomma, basterebbe, avanzerebbe per cancellarlo dalla propria vita. Invece lei, in età adulta, ha deciso di ritrovarlo, di rientrare in rapporto con questo padre. Perché l'ha fatto? Innanzitutto la ricerca è partita dalla curiosità inizialmente. In realtà questa curiosità nascondeva la necessità forte di avere un padre che comunque viveva nella mia città, io sapevo della sua esistenza. Lei a tutti diceva che era morto suo padre? Io da piccola, per giustificare la sua assenza, mi ero data, diciamo così, una giustificazione e lo preferivo credere morto. In realtà poi, quando sono cresciuta, già intorno ai 9 anni, mi resi conto da sola che questo padre non era appunto affatto morto, ma semplicemente non sentiva l'esigenza di frequentarmi e di vedermi. E poi dopo, intorno ai 20 anni, dopo un tentativo 4 anni prima, ha instaurato finalmente un rapporto con lui. Sì, ci vogliono dei tempi per ritrovare le persone, non tanto fisicamente, ma anche per ritrovarle dal punto di vista affettivo e sentimentale. Io dai 20 anni in poi devo dire che pian piano ho costruito questo rapporto. In questa costruzione le ha mai chiesto lei a suo padre com'è possibile abbandonare una figlia più un'altra prima di lei, non avere neppure la curiosità di sapere cosa faccia? Le ha dato una risposta a suo padre? Allora, inizialmente queste domande io non ero mai riuscita a fargliele, proprio invece grazie al libro sono riuscita a chiedergli i motivi, e ora si può dire che lui sta proprio in qualche modo riavvicinandosi di più e magari con maggiore consapevolezza, e mi sta dando delle sue motivazioni che in realtà nascondono dei suoi comunque limiti affettivi, ma io mio padre l'accetto comunque, anche se non c'è poi in realtà una giustificazione all'abbandono di una e poi di 2 figlie. Quindi io credo che poi i genitori vadano comunque accettati per quello che sono. Come ha reagito lui di fronte a un libro da cui esce piuttosto malconcio? Temevo una sua reazione negativa, anzi temevo che questo libro in qualche modo me lo riallontanasse nuovamente. Invece così non è stato, lui è molto orgoglioso. Evidentemente questo libro è servito pure a lui per dargli più consapevolezza, per metterlo di fronte a quella che sono state le sue scelte. Senta, cosa significa per lei il comandamento onora il padre e la madre? Credo che la
mia ricerca risponda anche a questo comandamento, perché il comandamento per esteso poi dice perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Ebbene, anche la sola ricerca, devo dire che poi ho vissuto meglio, con maggiore consapevolezza, con maggiore accettazione di quelli che sono i miei genitori, anche di mia madre, perché appunto il comandamento dice onora tuo padre e tua madre. Mia madre mi aveva sempre aiutato a rintracciare questo padre latitante, quindi io credo che poi averlo ritrovato mi ha permesso di vivere meglio, di avere un'identità familiare, cosa anche dei miei fratelli che frequento. Io ho questi fratelli più piccoli da parte di padre, che sono fratelli a tutti gli effetti, e quindi la ricerca di mio padre ha dato maggiore identità alla famiglia. In questo senso, ecco, è importante onorare il padre e la madre per liberarsi da tutta una serie di risentimenti e di rancori che magari io potevo inizialmente avere e di cui adesso mi sono liberato, mi sto ancora di più liberando. Grazie a Vania Colasanti. Grazie a voi, buona domenica. Noi ci fermiamo un attimo per digerire un po' questi pensieri, ma ci risentiamo tra pochissimo, subito dopo il giornale radio. Per riascoltare le puntate il sito è www.ilviaggiatore.rai.it, in alto a destra il link al nostro ciclo su 10 comandamenti. Per scriverci ilviaggiatore@rai.it. Massimo Cerofolini, a dopo. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. That I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.